Oggi è tornato ad allenarsi Bonozza, si è parlato nei giorni scorsi di una rescissione, di una risoluzione consensuale del contratto con il reintegro di Pesoli nella lista. A che punto siamo? Ma siamo al punto che il ragazzo aveva manifestato, più che il ragazzo, anche l'entourage del ragazzo aveva manifestato la volontà di pensare eventualmente ad una rescissione, perché se non trova spazio, questi sono ragazzi che vogliono giocare. Noi purtroppo abbiamo tanti giocatori e il mister decide in base a quello che vede durante la settimana. Potrebbe essere, come potrebbe essere, che Bonozza stia bene a Pescara e rimanga a Pescara. Quindi è chiaro ed evidente che se dovesse andare via Bonozza, abbiamo fuori lista un giocatore di nostra proprietà e sarebbe il primo a essere reintegrato. In questo momento l'uomo copertina è la Padula, che sta facendo parlare di sé anche i media nazionali. Potrebbe essere un nuovo mercato per il Pescara, forse non da gennaio, magari a giugno, e se sì, quanto vale ora la Padula? Ma io non so quanto valga la Padula, sicuramente è un giocatore importante per il Pescara, è un giocatore che sta dimostrando che può far bene sia in questa categoria che in una categoria superiore, ed è chiaro che ci sono le attenzioni delle squadre che guardano il nostro campionato con attenzione nei confronti di quelli che fanno bene. Però adesso non è interesse nostro dire quanto valga la Padula. Per me l'interesse è quello di dire: cerchiamo di continuare a far bene la Padula, a fare gol in maniera tale da poter arrivare a giugno e divertirci in maniera diversa. Pescara che si è scoperto anche cinico, questo forse è un ulteriore salto di qualità, paradossalmente può esserlo. Sì, Pescara che deve calarsi in questo campionato. Noi siamo stati fin qui anche troppo belli alle volte, raccogliendo meno di quello che abbiamo seminato, però benvengono anche le partite giocate meno bene ma dove arrivano i risultati, perché poi per arrivare in fondo ci vogliono i punti.